ai ai ai, del mondo virtuale ti innamorerai. Finché mi cadono i pantaloni, sai. Sai, show, ma perché fate delle scatole così grandi? Vabbè, tagliata l'inquadratura. Frega proprio. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale. Ciao, ciao, sono Maga, lui è Dalma. E guardate che chicchetta che vi abbiamo portato oggi. Il nuovo Joker premium format di casa Sideshow Collectibles. Joker sanno chi è? Penso proprio di sì, spero, perché veramente se no è grave la situazione. Allora cominciamo una box, sì, subito. Sì, cominciamo subito, però una nota di merito. Finalmente una color box decente. Cioè, una color box molto bella, magari un po' ingombrante. Ma perché hanno usato il filtro, te lo giuro, lo rifaccio a casa. Per l'immagine frontale hanno usato il filtro Posterizza, sì, di Photoshop. Quindi sai già tutto. Dalm è informatissimo. Apriamo immediatamente questa bellezza. Vai. Il nostro Joker montato ed assemblato in tutta la sua saltellosità. Guardate che slanciato, che grande, anche molto ingombrante. Allora, se non è dinamica questa statua, sì, poche. Allora, 250 milioni di pezzi, come piace a noi. Sì, sicuramente. Non capiamo mai perché fanno 150 milioni di pezzi in una statua in resina, però ci sta. Intanto Magic che gira. Allora, base giocattolo saltelloso, pugno saltellante, dai, che si compone da due appoggiapiedi, due staffe, sì, due staffe, la bibita è a parte, manopola del cambio, manubrio e trombetta. Trombetta, cappellino della faccia del bimbo qua davanti. Il nostro Joker con mani e testa, e ovviamente il busto è tutto un pezzo. Che mi piace particolarmente come statua. Non l'avrei detto prima di aprirla dalla scatola, perché vedendo le foto non rende assolutamente giustizia. Non vedevamo probabilmente una statua così dinamica dall'ultimo Spider-Man Premium Format, forse. Sì, esatto. È veramente dinamica. Molto bella comunque, perché oltre ad essere molto dinamica, ha veramente tanti elementi che tirano l'occhio, cioè che non sai dove guardare la prima volta che vedi questa statua, perché ha veramente tanti dettagli, anche qualche easter egg. Sì, qualcosa c'è. Bene. Partendo dalla base, come nostro solito, abbiamo questo effetto gas esilarante di Joker, che non si sa come sia venuto fuori. Probabilmente avrà un qualcosa che sprigiona questo gas. Sarà il pugno saltellante, guarda. Esatto. Che viene fuori da questa specie di moneta gigante. Sì. Allora, dovremmo magari guardare, cosa che adesso non facciamo per questione di tempo, se è la moneta di due facce, ma non credo. Perché non è rovinata. Sigillum Civitatis Gotham. Probabilmente sta facendo una rapina in banca, può essere, forse. Sì. Ci sta. E questo fumo è realizzato molto bene. Mi piacerebbe provare con il cellulare se si illumina. Ah, non ce l'ho qua. Se si illumina, magari se è trasparente. Adesso facciamo la prova. Sì. Sì. Sarebbe stato bello implementare un'illuminazione, effettivamente. Però con tutti quei pezzi lì facevano la scatola da tipo 3 metri per 3 metri, esatto. E mettevano dentro anche la cavetteria per l'illuminazione. Quindi, allora, vai dai. Effetto fumo bello, perché comunque questa resina è semi-trasparente e ci sta. La roccia, vabbè, è molto monocolor, però fortunatamente ce n'è veramente poca. Se ne vede tanta dietro, però non penso che esporrete mai un Joker no. Tanto di spalle. Beh, la moneta al suo perché. Ma anche gli effetti comunque, sì, del metallo sono fatti bene. E guarda da dove esce il fumo, dal pugno. Sì, quindi credo proprio che sia un pugno saltellante, sì, che ha anche qualcosa che può sprigionare il... Sto guardando se c'è qualcosa nella plancia. Macchinario, esatto. Comunque, c'è un minimo
di gap, ma è proprio piccolissimo. Secondo me col tempo questa scende. Secondo me dal video e dalle foto non si noterà mai. No, è proprio pochissimo. Sì. Il pugno è fatto bene, c'è anche il bottone, anche l'effetto guanto. È realizzato molto bene, la molla è una molla. Sì, però lì hanno usato un doppio colore per renderla più metallizzata. Sì. E poi c'è tutta la parte un po' più cicciona del pugno saltellante. Quindi... Il pezzo di legno è carino e dà proprio l'effetto legno. E il case, chiamiamolo così, la scocca, ha vari punti di battle damage e ci sta sempre bene, sta sempre bene, diciamo che fa un buon lavoro soprattutto sulla parte del sellino dove ci sono i bulloni eccetera. C'ha... Allora, questa sarà una recensione molto confusa perché è pieno zeppo di particolari, è pieno zeppo di dettagli. Per stare qui a dirveli tutti abbiamo un video di 40 minuti. Noi cerchiamo di prendere quello che ci viene all'occhio. Voi guardate bene le foto, se avete bisogno chiedete pure, perché veramente ci sono tante cose. Anche i piedini sono fatti bene con la griglia e con i bulloni sotto. Quindi hanno studiato praticamente tutto. Per non parlare del pagliaccio davanti, che è anche i buchi dei proiettili, che non sono secondo me buchi dei proiettili, sono tarme. L'avevo pensato anch'io, però è l'effetto rovinato del legno secondo me questo qua. È quello che trovi nei mobili vecchi. Però potrebbe mica essere anche un fucile a pompa, un pallinamento dei fucili a pompa. Può essere. Anche perché davanti ha tipo la bocca. Allora, sembrerebbe una mitraglietta, ma in realtà secondo me spara il veleno del Joker lì. Può essere. Poi c'è una bibita bellissima che è Kaug. Che mancherebbe un H per fare la parola cough, che è tosse. Ah, ok. Potrebbe essere. Allora, il cappellino è questo qua, che con la trombetta è di un millimetro più alto, ma si vede solo dalla parte posteriore, quindi non lo vedrete assolutamente mai. Tutti gli incastri del volante e anche del cambio sono perfetti, e tutta la base di comando del nostro aggeggio saltellante è realizzata molto bene. C'è anche la chiave e c'è De Battusi. Non so, siamo ignoranti in questo momento. Magari è una chicca disumana che noi non riusciamo a cogliere, anche se siamo... A parte che c'è De Battusi, a parte che c'è il simbolo di Batman per dentro, sulla cassetta del De Battusi. Adesso in diretta tu vai avanti, io provo a... Vai. Allora, parlando adesso possiamo passare, penso, al pezzo principale, che è quello forse più caratterizzato di tutti, ovvero il nostro mitico Joker. Allora, è in questa posa molto molto dinamica, è proprio nell'atto di saltellare col pugno saltellante. Vuoi vedere cos'è Battusi? Metti una foto. Oddio, è il balletto di Batman del 66. Grandissimi. Vabbè, bello, bell'easter egg questo qua. Battusi gif. bene. Bellissima. E quindi anche easter egg del Batman del 66 di Adam West. Sì, c'è proprio. Sempre bello. E allora, il Joker è seduto nel sellino, che penso abbia un'anima in metallo, perché sennò non lo otterrebbe mai su. No, sì, esatto. Il sellino era attaccato, vero? Era attaccato. Quindi sarà un'anima che va fino... cioè, che sarà bello lungo, anche perché, fermandola così, c'è il pugno che è in avanti e poi c'è tutto il peso dietro, quindi per forza di cosa hanno dovuto inclinare la parte del... Sì, così resterà sempre bilanciato, esatto, secondo me. Esatto. C'è anche lì un millimetro, ma gli si appoggia al 100%, ma è anche normale. E il vestito del Joker mi piace molto, è molto bellissimo, bello. E anche tutto rattoppato con delle cuciture, delle toppe, eccetera, che fanno vedere che il Joker ha distrutto questo abito, cioè l'ha usato fino a logorarlo. Esatto, Batman gli ha reso la vita difficile a questo Joker. E davanti hai visto cosa c'è davanti? Davanti ho visto c'è il pupazzetto del Batman. Mamma, che bello! E anche le armi a tre coltelli. E mi sarebbe piaciuto vedere il fiore, però dove c'è il fiore c'è il Batman. Sì, esatto. Quindi ci sta. E mi piace particolarmente anche il papillon gigante, con questo effetto tessuto, ovviamente sculpted, nel senso ha tutto resina, però bello. Anche la cintura, anche il patelon è molto carino, veramente un Joker ben fatto. Mi piace anche la dinamicità, l'espressione, cioè è proprio pazzo. È proprio pazzo.
Parlando delle mani, prima di passare al viso, abbiamo una mano che tiene il manubrio del pugno saltellante ed è una mano che va a incastrarsi col manubrio. Secondo me, cioè, si attacca magneticamente, secondo me sta cascando. Comunque. È un po' in bilico. Dall'altra parte abbiamo una mano che ha una mitragliatrice di quelle da gangster anni 60. Però, con il pesce. Con il pesce. No, sì, veramente, cioè, di tutto, cioè, anche il sorriso nel caricatore, cioè, hanno veramente pensato a tutto. La cosa che mi fa impazzire è il mignolo alzato tipo inglese che prende il tè. È bellissimo. Beh, e ora passiamo al lato più forte, nel senso del pezzo forte, cioè il viso. Il viso è schizzatissimo. È bello anche. E guarda la lingua come l'hanno messa. No, le cicatrici del Joker sono rese da Dio, non sono simmetriche, una è più lunga. No, è bellissimo. Cioè, è veramente un Joker. E guarda anche le vene nella fronte. E i capelli sono finalmente bellissimi. Sono stupendi. Guarda Dalm, guarda sotto il piede. Che figata. No, vabbè. Your face is... No, your face here. E nell'altro? Anche? Anche. No, vabbè. Vabbè. Qua si sono impegnati tantissimo. Sì, cioè, qua fatto probabilmente tutto. Questa... figure, se non viene, questa statua, se non viene tolta dalla scatola ed analizzata. È un peccato. È un peccato. Cioè, vedere la scatola così anonima o qualche video su YouTube è io le lascerò fuori in negozio, ve lo dico già, perché è veramente bella. Finché non me la comprano, è veramente stupenda. Se volete venire a vederla in negozio, maga, è disponibile, sì, per un, cioè, bel tour. Sì, esatto. La metto là in cima perché questa merita tantissimo. Sono quelle statue curate nei minimi particolari che a noi piacciono. Spruzzano nerdaggine da tutti i pori. Da tutti i pori, anche perché star qua a trovare tutti gli easter egg, probabilmente ce ne saranno alcuni che neanche abbiamo notato, sì, e che ci sono. Ma la cosa che secondo me potremmo dire di questa statua è che potrebbe essere benissimo una premium format definitiva sul personaggio, perché sfido a farli meglio. Sì, infatti. Allora, io ho quella vecchia, che mi piace molto, è tutta in tessuto, eccetera, però più la guardo più mi voglio portare a casa anche questa, che vicino al nuovo Batman, poi. Sì, però è meglio di no, perché sennò la mia dolce metà mi taglia i viveri. E non solo i viveri. Sì, ho detto viveri per non dire altro. E bellissima comunque, veramente. Sì, che comunque vorrei far notare un altro easter egg. Nella parte interna della faccia del bimbo c'è un cuore con scritto H+J. Harley e Joker. Ma veramente, cioè, vai, troviamo anche, un po' di anche cose. Perché hanno fatto una nuova statua che vi porteremo sul canale di Harley Quinn, che è una bomba atomica, e insieme sono la morte loro. La morte se, loro. Se avrei ancora questa statua qua in negozio quando arriverà la Harley, magari possiamo metterla anche, sì, insieme. Sì, sì, infatti. No, veramente bella, promossa a pieni voti. Mi raccomando, se vi piace come è piaciuta a noi, condividete, commentate e hashtag ha. Mi raccomando. A-H o H-A? H-A. Ah, e qua è scritto H. Ok, H, ho perso un po', sì, di... Bene, chiudi. Chiudo. Vai. Allora, siamo arrivati alla fine di questo magico video pazzoide e pieno di easter egg. Noi vi ricordiamo che cliccando la campanella potete restare sempre aggiornati e potrete essere i nostri video, quindi iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel. Ma come vi iscrivete a questa campanella? Con un bel pugnazzo saltellante. Saltellante, esatto. E vi uscirà questo profumo da gas nervino del Joker che vi farà ridere tantissimo, perché nei nostri video noi facciamo cacare e ridere. Sì, ci proviamo quantomeno, ci servirebbe forse anche a noi un po' di gas, sì, esilarante. Vabbè, poi siamo su tanti social, da Facebook, Twitch e quant'altro, Telegram, Instagram. Sotto nella descrizione del filmato troverete tutto quello per avere sconti, per acquistarle, eccetera. E supportate il Mondo Virtuale Official Channel. Se volete altro stato del genere dovete iscrivervi, condividere i video e fate girare tanto i nostri video, perché se abbiamo i numeri noi compriamo di tutto. Cioè, volete le statue da un metro? Quando arriveremo a 100.000 iscritti, che ce frega? Compriamo anche quelle. Ce le mandano. Cioè, ragazzi, ci chiedono. Cioè, veramente, ormai noi possiamo fare tutti i video che vogliamo. Se, cioè, noi stiamo registrando con i cavi in grembo. Non so se prendo. Io, se qua salta tutto, io muoio. Sì, esatto. Tipo, abbiamo una ciabatta sotto lì per fare l'effetto magic. Tanto per dire. Però so che ci amate lo stesso. Dai. Bene, ragazzi, grazie mille. Ci vediamo. Viva i nerd. Viva le statue. E viva Joker. Viva Joker.